Le minacce di Riina e la solidarietà, dopo il ministro Alfano e i vertici delle forze dell'ordine, anche il Consiglio Superiore della Magistratura oggi è a Palermo. Come accade e come c'è anche nell'aneddotica. Dopo il ministro dell'interno Angelino Alfano e i vertici delle forze dell'ordine, oggi anche il Consiglio Superiore della Magistratura è a Palermo. Il CSM manifesta fisicamente solidarietà a Nino Di Matteo e ai magistrati della Procura impegnati nell'inchiesta e nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Di Matteo e poi Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia sono stati vittime delle violente minacce del capo dei capi. Totò Riina nel carcere di Opera è stato in confidenza con Alberto Lorusso, un pugliese affiliato alla Sacra Corona Unita o un infiltrato dei servizi segreti per carpire le confidenze di Riina. Ancora non lo si è capito e non si è capito nemmeno se lo abbia capito Totò Riina, che forse lo avrà capito e si sarà sfogato apposta affinché il messaggio giungesse a destinazione, come infatti è giunto. Le minacce delle boss non sono state ancora depositate agli atti del processo sulla trattativa, in corso innanzi alla Corte d'Assise di Palermo. Si tratta di ore di dialoghi intercettati dalla Procura e contro Nino Di Matteo, più che di minacce, si tratterebbe di un incarico a commettere una strage. Lo stesso Di Matteo commenta: Totò Riina prima ha pronunciato delle parole rabbiose contro di me e poi dei veri e propri ordini di morte diretti all'esterno. Ecco perché la gravità di quanto ascoltato ha indotto i procuratori di Palermo e di Caltanissetta a trasmettere subito il testo e addirittura il sonoro della registrazione al ministro dell'interno Angelino Alfano, perché si è ravvisato un pericolo per l'ordine pubblico. Ed ecco perché Alfano ha convocato altrettanto subito il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Palermo lo scorso 3 dicembre. Ancora secondo Nino Di Matteo, la profonda rabbia di Totò Riina, forse provocata dal timore che dall'inchiesta sulla trattativa emergano ipotesi di accordo e di cooperazione con entità esterne a Cosa Nostra. E così ha ipotizzato anche il procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, a Lucia Annunziata, a In Mezz'ora, su Rai 3. Questo Di Matteo non ce lo possiamo dimenticare, Corleone non ne dimentica. Ecco le minacce di Riina e poi ciò che ha rabbrividito i magistrati e gli investigatori sono state le parole: facciamolo grosso, facciamolo presto, tanto al processo deve venire. Ecco perché si è pensato ad un progetto di attentato già in fase esecutiva. Ed ancora ecco perché Nino Di Matteo, gli scorsi 11 e 12 dicembre, ha rinunciato alla trasferta a Milano del processo sulla trattativa per ascoltare il pentito Giovanni Brusca.